Ciao, sono Luigi. Ciao, sono Yuki. Per nanoda.com. Ricominciamo di nuovo questa Nanoda TV. Oggi abbiamo due manga shoujo, tutto rosa oggi, vero? Sì, a parte Samurai Champloo che presenteremo, ce lo raccontano dopo con Yori Yagami. Ok. Incominciamo con la presentazione, inizi tu. Vai, no, fai tu, non mi permetterai mai. Ok. Allora, oggi vi presento Hai presente Midori di Ike Yamada Go, edito da Flashbook. Ok, di cosa parla? Allora, è un manga shoujo, come detto, però è un manga sul calcio, quindi una coppiata che ancora non mi era mai capitato di vedere. Non hai mai letto, non so, Miyashiro? Ma Miyashiro parla di pallavolo. Ah, perché... Non ho mai visto la coppiata shoujo e shoujo calcio, almeno nella mia esperienza. Ok. Allora, la protagonista è Midori, che abita su una piccola isoletta sperduta. In questa isoletta lei ha un amico d'infanzia che le passa la passione per il calcio. Si chiama Ino, l'amico d'infanzia. Si chiama Ino, Ino Tsukasa. Però questo amico e lei si devono lasciare e quindi rimangono i ricordi, rimangono... La sua passione per il calcio, questo amico fantastico che se n'è andato, è sparito, ok. Questo amico fantastico però ritorna. Ritorna perché ha degli allenamenti, guarda caso, su quell'isola. Perché nel frattempo lui è diventato un figone del calcio che a Oli e Benji gli fa una pippa. Cioè è diventato un genio. Ok, però questo succede un po' di anni dopo. Sì, insomma. Certo. Ok. Che succede? I due si rivedono, è passione, e, arrivano fino in fondo. Io sono rimasto male, dico, cavolo. Già la terza pagina gliela dà. Ecco, vabbè, è così. E lei era tutta felice, tutta beata. Che bello, ha trovato il vero amore. L'amore vero. Ha trovato l'amore vero. Sì. E invece, no, perché lui l'aveva sedotta. L'aveva fatta anche, sì. Sì, per una scommessa che aveva fatto con dei compagni di calcio. Ah. Dei compagni di squadra. Ah. Lei si arrabbia in una maniera mostruosa perché si è sentita presa in giro. Ha detto, no, gli uomini non bisogna mai credergli, bla 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 bla. Decide di tagliarsi i capelli, di andare a Tokyo e sconfiggerlo sul campo, ossia sconfiggerlo in una partita di calcio. Ma scusa, lui è una scuola maschile, quindi... È una scuola maschile, certo, e quindi lei fa finta di essere un ragazzo. Ah! Sì, allora, Hino Tsukasa, che è questo fantastico amico di infanzia che la tradisce, fa parte della scuola Josei, che è una scuola super stra mega figa per quanto riguarda il club di calcio. Lei decide di andare nella scuola Oba, che è una squadra rivale per appunto sconfiggerlo. Ok. Però manca ancora un elemento, manca il terzo elemento del triangolo. Eh sì, perché se no ce l'abbiamo. C'è Shinbashi Kazuma, che è il compagno che troverà poi nella squadra del club Aoba e con cui troverà un feeling molto particolare. Vabbè, non spoilerare troppo. Non spoileriamo troppo. Parliamo dell'edizione. Vabbè, edizione Flashbook, non si può mai dire niente contro edizioni Flashbook perché sono sempre fantastiche. Il prezzo è di 4,90€. Come al solito mi va di leggere il secondo numero, quindi è un manga che mi è piaciuto e secondo me potrebbe piacere sicuramente anche a voi. Ok, c'è fanservice a GoGo, infatti la sì, è sempre nuda, ho voluto evitare, volevo fare la sorpresa. Va bene, dai, tocca a te. Allora, invece io parlo di un manga che è un po' più vecchio, eccolo qua. Three di Finosorio. Is that magic number? It's a magic number, 3. La storia parla di musica e ovviamente di sentimenti. Quindi andiamo un attimo a vedere. Rino Kishimori, la nostra protagonista, è molto bella, è molto brava. È appassionata di musica e incontra un ragazzo che si chiama Kenny Nakahome, che è già un musicista molto nato, molto bravo, che però ha un carattere davvero particolare, infatti è molto chiuso, è difficile riuscire a comprendere i suoi sentimenti e la storia ruota intorno al mondo della musica certamente, ma anche alle difficoltà familiari che alcuni dei protagonisti hanno, che si sentono molto forti in questo manga di Fuyumi Sori. Allora, dobbiamo dire che è un manga degli anni 80, 88, vado a memoria, ma penso sia dell'88, quindi lo stile di disegno è un po' diverso da quello che ci ha abituato con Cesare, se avete letto qualcosa di un po' più recente. La storia è bella, soprattutto se siete appassionati di musica, e ovviamente se vi piace il genere shoujo, sentimenti.
a go go. Va detto per quanto riguarda l'edizione che sono 320 pagine, lo faccio vedere. È bello, è bello stesso, vedo. Sì, pensavo costasse un po'. Fai vedere più. Magari la costina. Sì, ecco. Invece costa 4,30€, quindi GP ha fatto una bella cosa, il manga di GP Publishing, non l'avevo detto all'inizio, sicuramente vale la pena, visto che il prezzo è molto molto conveniente, di leggersi questa bella storia di Fulmisori. D'accordo, adesso chi abbiamo? Bene, adesso passiamo la linea a Yori Yagami, che ci parla di Samurai Champloo. Quindi ci colleghiamo! Un saluto a tutti, sono Yori Yagami e quest'oggi vorrei parlarvi di un anime di Samurai Champloo di Masaru Gotsubo, che è stato creato anche in collaborazione con lo studio Manglobe. Quest'opera, quest'anime, risale al 2004, è composta da 26 episodi ed è stata distribuita da Panini Video. Gli argomenti contenuti nella trama, anzi il genere, è uno shonen con molti spunti di avventura e di commedia. In due parole, allora, si tratta del viaggio che Fu, una ragazzina 17enne, dovrà intraprendere assieme a Jin e Mugen, due samurai che veramente come carattere sono l'uno opposto dell'altro, per aiutarla a ritrovare il samurai che profuma di girasoli. L'opera è ambientata nell'antica Edo, in un imprecisato ipotetico periodo medievale. Il bello di quest'opera è che attraverso le peripezie, le avventure dei protagonisti si conosceranno i vizi, le virtù, le caratteristiche della società di quei tempi, che sono sostanzialmente i fondamenti della società moderna. Insomma, ci saranno bische clandestine, oppure addirittura si tratterà di sport, ci sarà un'improbabile partita di baseball, almeno giocato secondo i criteri di quel tempo, tanto per farvi un'idea. Ci saranno anche molti combattimenti, molto sanguinari. È un'opera abbastanza violenta, soprattutto quando ci saranno degli scontri che vedranno protagonisti molti, molti samurai. Insomma, non dico che ci saranno delle carneficine, però ci sarà anche molto spargimento di sangue. Nonostante sia del 2004, è un'opera che non ha troppe censure, anche come linguaggio. Lo stesso Mugen, che è sfacciato, sboccato, impertinente, non ha troppi peli sulla lingua, dice tutto quello che dice, mentre Jin invece è molto, molto più pacato. Molto più introverso, molto più introspettivo. Detto questo, posso solo aggiungere che il disegno nel suo complesso è semplice, essenziale, non c'è troppa elaborazione anche negli scenari. Posso solo dirvi che è un'opera che potrei consigliare a delle persone adulte, perché comunque è molto, molto violenta, non è adatta ad un pubblico giovanissimo. Detto questo, vi saluto e vi invito nel mio canale per seguire tutta la recensione completa. Ciao a tutti. Grazie Yori Yagami. Prima di salutarci però vogliamo dirvi una figata che abbiamo trovato su YouTube. È un progetto che si chiama Manga Project X ed è un'idea di Mr. Momomania, con la partecipazione anche di Tariki, di Gengarionis 94, Sava 3000, di PC Informatica PC, Universale 3000. Sì, sono un po' tutti i ragazzi, sì, utenti, sì, di YouTube che hanno partecipato, sì, alle che fanno varie recensioni, le video recensioni, esatto. Fantastico. Allora, questo è un progetto bellissimo che prende vita anche su un forum, che è mangaprojectx.forumcommunity.net. Scriviamo l'indirizzo come al solito qua sotto. Come funziona? Funziona, allora, è un forum dove si raccolgono dei ragazzi di YouTube che vogliono creare il primo manga di YouTube, creato dagli utenti di YouTube. Disegnato e anche storyboardato, esatto, sì, quindi la creazione, esatto, della storia. Quindi mi raccomando, partecipate numerosi, andatelo a vedere, perché questa è un'iniziativa fantastica che coinvolge tutta la community, quindi complimenti ragazzi, verrei lì a stringervi la mano a tutti, davvero. Ottima bravissimo. Idea. D'accordo, bene. Andate anche a visitare il loro canale YouTube. Lo vedete sempre qua sotto. Sì, 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 www.youtube.com/user Manga Project X. Va bene, ci vediamo la settimana prossima. Ciao! Trentanovesima puntata, fra un po' ci avviciniamo al numero 40. Quarantesima. Sei sicuro? Questa è la 40. Non dire. Allora, io vi presento. Hai presente Midori?
di Flashbook di Yamate Midori. Sì, ciao. Yamate Midori è il protagonista. Si fa il manga se lo scrive da solo. Scuola rivale della scuola Josei, che è la scuola di Inotsukasa, che è il perché no. Ha scritto puttaniere la base.